Luigi, buongiorno, ben ritrovati. Una nuova giornata che inizia in pole position e oggi Business 24 vi porta notizia di una realtà familiare, tipica quindi della piccola e media impresa italiana, che si occupa di produrre e realizzare mobili su misura, mobili per le case degli italiani. Naturalmente questa azienda in particolare ha la sua sede in Umbria, dove ha il suo cuore, a Terni in particolare, MC Arnesi. È con noi stamattina l'architetto Alessio Miecchi. Buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie Miecchi per grazie essere a voi. Con noi. Lei è laureato in architettura, come abbiamo detto, ma al di là di questo segue un percorso di famiglia che ha una tradizione nel settore comunque dell'arredo. Sì, abbiamo avuto la fortuna di prendere un'azienda con un'esperienza pluridecennale dagli anni 50. Che avevate rilevato, giusto? Abbiamo rilevato nel 2012 dei fratelli Arnesi, di cui uno ancora lavora giù con noi proprio per mantenere questo taglio artigianale, certo, della nostra azienda. Sì, è stato un po', diciamo, un inizio di una nuova avventura. Con la mia famiglia ci siamo dedicati a questa azienda con la passione che piano piano, no, è nata nell'approcciare questo lavoro. Ecco, soprattutto... Com'è nata l'idea di rilevare questa azienda di questo settore? Lavoravate già nell'ambito? Noi operavamo nel settore edile, ecco, e quindi... di progettazione, ecco. Quindi, e c'era una collaborazione appunto con l'azienda Arnesi che abbiamo rilevato, e quindi si è deciso, contestualmente, certo, alle esigenze loro, di cercare di proseguire, certo, di mantenere, certo, il buon nome di questa azienda. Ed è bello infatti che abbiate deciso di mantenere questo, esatto, nome storico, che è il cognome, ma al tempo stesso richiama un po' anche gli Arnesi, no, della falegnameria, perché questo è poi una tradizione quasi artigianale. Assolutamente sì, infatti è un cognome che sembra quasi fatto apposta. Diciamo che sì, si operava molto appunto nell'ambito della falegnameria, della realizzazione su misura, che era il punto di forza di questa azienda, che abbiamo portato avanti cercando comunque di innovare anche con l'acquisto di attrezzature, diciamo, un pochettino più idonee ad una, giusto, lavorazione più contemporanea, no? Quindi per andare più incontro alle esigenze attuali delle persone. E niente, si opera in tutti i settori dell'arredamento, sia da interno che da esterno. Utilizziamo tutte le essenze, linee possibili, sì, quindi soprattutto poi cerchiamo di collaborare partendo anche molto spesso dall'idea del cliente, no? Che, giusto, lo mettiamo, è lui la figura centrale, cerchiamo con lui di costruire tutto quanto. Abbiamo la possibilità di partire sia poi dalla progettazione, quindi una realizzazione di elaborati grafici che facciamo visionare ai clienti, sì, appunto, per arrivare proprio alla finitura stessa. Quindi abbiamo un centro di laccatura interno che ci permette poi, sempre contestualmente alle esigenze del cliente, di avere alla fine del processo un prodotto assolutamente finito. Fate anche restauri di mobili? Facciamo antichi anche restauri, ci occupiamo anche di mobili antichi e abbiamo appunto delle figure professionali che si occupano prettamente di questo aspetto qua. E quindi, insomma, un panorama completo. Cos'è il vostro pezzo forte? Non so, la cucina, uno stile particolare magari? Allora, sì, la cucina, diciamo, un po' il punto di forza che abbiamo cercato di mantenere, anche, speriamo anche con buoni risultati. E soprattutto anche le armadiature, quindi per attrezzare spazi che possono essere cabine armadio o comunque camere da letto, che è anche, no, la parte un po' più vissuta, più intima, no, delle abitazioni. E cerchiamo appunto qui di andare incontro alle esigenze del cliente per ottenere poi il risultato finale voluto. Giusto, va bene. Allora ringrazio MC Arnesi e l'architetto Alessio Miecchi per essere stato con noi stamattina. Grazie a voi. E questa intervista a MC Arnesi potete rivederla quando volete on demand su tutti i nostri dispositivi, smartphone, tablet e televisori Samsung. L'appuntamento è per domani mattina, puntuali alle 7 sul canale 160 del Digitale Terrestre. Sarà una nuova giornata in pole position.